Le chiedo scusa, la mia età è tale per cui le mie orecchie cominciano a non funzionare troppo bene, mi dispiace. Sta scrivendo una tecnica di calcolo? No, sto facendo un esercizio con l'unica tecnica di calcolo che per ora conosciamo. Prego. Si abbia un sistema, si è partita la registrazione, si abbia un sistema lineare stazionario, va bene, descritto dalle seguenti equazioni, cioè AX più BU, dove A è quella matrice quadrata, B è quel vettore 0, 1. Come ci sono arrivato? Ci ho perso poco tempo per vedere come ci si arriva, ma il concetto è sempre lo stesso, va bene, ho un oggetto fisico, scrivo le equazioni, senza equazioni ovviamente non si può studiare niente, questo è abbastanza ovvio, va bene, scrivo le equazioni, decido quante e quali sono le variabili di stato, alla cosci, va bene, lo decido, quali sono le grandezze che devo conoscere per poter decidere sulla dinamica del sistema, va bene, chiamo queste variabili di stato e poi riscrivo le equazioni, va bene, la questione è abbastanza semplice, va bene, non esiste una regola di carattere generale ma è decisamente semplice, scrivo le equazioni x1 punto uguale una funzione che sarà una dovrà essere, se no il sistema è non lineare, una funzione lineare in x1, x con 2, x con 3 punto linee e u x2 punto uguale, x3 punto uguale, organizzo il tutto in una matrice A, che chiameremo matrice dinamica del sistema, un vettore B. Non ho ancora nominato l'uscita, ma sarà una banalità più unica che rara, lasciamola ancora perdere in questo momento. Va bene. Cosa vogliamo calcolare? Vogliamo calcolare la risposta libera a partire da stato iniziale x con 0 uguale 0, 1 e risposta forzata quando l'ingresso è un gradino unitario. Tecnica da utilizzare, quella che conosciamo, l'unica che conosciamo in questo momento, va bene, via L trasformata. Allora, in generale, E alla A T uguale all'antitrasformata di SI meno A inversa. Quindi calcoliamo SI meno A inversa, ovvero sia S meno 1 2 S più 3 inversa uguale 1 su determinante che sarà S quadro più 3S più 2 che moltiplica una matrice che ora andiamo a scrivere, va bene? Attenzione, quell'S quadro più 3S è rimasto sulla penna, più 2. Che razza di polinomio è? Come lo chiamiamo? Polinomio. Com'è? È il determinante di SI meno A, sì o no?
Allora, il determinante di SI meno A, al posto di S mettiamoci lambda, tanto se vi ricorda qualcosa. Determinante di lambda I meno A è il polinomio caratteristico della matrice A. Siamo d'accordo? Quindi quello che ci compare qui sotto, questo è il polinomio caratteristico della radice A, della matrice A, le cui radici si chiamano, come le chiamiamo? Autovalori della matrice A. E ricordo, perché tra poco lo useremo, va bene, che ad ogni autovalore corrisponde almeno un autovettore, va bene, che se non sapete calcolare vi rinvio, va bene, a un libercolo di geometria, d'accordo? Va bene, allora proseguiamo. Scriviamo questa matrice, va bene? Fattorizziamo il denominatore. No, prima scriviamo la matrice, poi S più 3 S 1 meno 2, facciamo un po' il conto, S quadro più 3 S più 2, sì, va bene. Antitrasformiamo. Uno su questo denominatore lo fattorizziamo, l'ho scelto apposta ovviamente per fattorizzarlo in maniera molto semplice. S più 1, S più 2. Che moltiplica, ovviamente, S più 3, 1, meno 2, S. Uguale. Esprimiamo tutta questa roba qui in fratti semplici. Devo esprimere quattro funzioni. Va bene, S più 3 diviso, polinomio caratteristico, 1 diviso, meno 2 diviso, S diviso, siamo d'accordo? Ma ognuno di questi elementi, espanso in fratti semplici, avrà in fratti semplici un coefficiente diviso S più 1 e un coefficiente diviso S più 2, perché queste quattro funzioni hanno a comune il denominatore che è sempre quello, e quindi possiamo scrivere uguale ad L alla meno 1 di 1 su S più 1 che moltiplica una matrice quadrata, ora di costanti, più 1 su S più 2 che moltiplica altra matrice di costanti. Calcoliamo prima questa matrice qui, cosa faccio? Moltiplichiamo per S più 1 questa roba qui, che diventa 1 su S più 2, che moltiplica questa matrice, S più 3, 1, meno 2S, il tutto calcolato in S uguale a meno 1. Per ciascuna di queste funzioni devo fare questo. Cosa trovo? Trovo quattro valori che costituiscono questa matrice. E cosa saranno questi quattro valori? Saranno i residui, quelli che abbiamo chiamato residui polari associati al polo meno 1, i quattro residui polari delle quattro funzioni della matrice SI meno A inversa. E quindi calcolati in S uguale a meno 1, qui viene 1 a moltiplicare, e quindi qui viene 2, 1, meno 2, meno 1. Osservazione utile prima ancora di finire il conto. Guardiamo questa matrice. La matrice dei residui polari. Che caratteristiche ha
Una si vede subito. Quale? Com'è? No, allora devo calcolare anche questa. E poi non è detto che la somma debba fare 0, anzi, se la somma farà 0, dovrà fare 0. Prima colonna, prima riga, seconda colonna, più il termine di seconda riga, prima colonna, dovrà fare 0, perché gli altri no. Ma no, 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 quella matrice prima ancora di calcolare l'altra. Il determinante è uguale a 0. E questo accade sempre. Quando faccio, quando calcolo le matrici dei residui polari della matrice SI-A inversa, anzi, in questo caso è singolare, se avessi un sistema 5x5, e quindi queste diventerebbero matrici di costanti, 5x5, accade sempre, questo lo do senza dimostrazione in questo momento, che il rango di ciascuna di queste matrici deve essere 1 addirittura. Quindi non solo singolare, va bene, ma il minore di ordine massimo, va bene, a determinante diverso da 0 deve essere 1 scalare. Tutti i minori di ordine 2, di ordine 3 e così via dovranno essere a determinante nullo, ricordiamocelo, senza dimostrazione. Questo qui, ovviamente in questo caso, matrice di ordine 2, basta che il determinante sia singolare e la matrice ha rango 1, ovviamente. Questo qui, cosa moltiplico per S più 2 ottenendo 1 su S più 1, facciamolo qui, 1 su S più 1 moltiplicato questa matrice, calcolata in S uguale meno 2. Allora 1 su meno 2 più 1 fa meno 1, meno, e quindi ci mettiamo un meno qui. Allora in S uguale a meno 2, meno 2 più 3 è 1, 1, meno 2. S uguale a meno 2, meno 2, anche qui ovviamente è una prova del 9, condizione necessaria per non aver fatto errori è che quelle matrici numeriche, le cosiddette matrici dei residui polari, va bene, si chiamano così ovviamente con ovvio significato della simbologia, della dicitura, l'abbiamo detto. Le matrici quadrate dei residui polari devono avere rango 1, ma questa non mi assicura che non ho sbagliato i conti. Invece sono certo di averli sbagliati se ciò non accade. E ora per calcolare E alla T, antitrasformiamo. O che succede? E alla T uguale l'antitrasformata di 1 su S più 1 è E alla menti per 2, 1, meno 2, meno 1, meno l'antitrasformata di 1 su S più 2 è E alla men 2T che moltiplica 1, 1, meno 2, meno 2. Uguale, scriviamolo così, e alla T uguale, un'unica matrice, scriviamolo così, 2 per E alla men T meno E alla men 2T, E alla men T meno E alla men 2T, men 2 E alla men T
men due e alla men ti, men due più due, c'è questo meno qui, non mi tornava, più due e alla men due ti. Qui meno e alla men ti più 2 e alla men 2 t. Allora questo è e alla t. Verifica, virgolette, che la probabilità di non aver sbagliato i conti sia abbastanza alta. Va bene, non la certezza. O meglio, le due verifiche che propongo, se insieme tutte e due vengono soddisfatte, allora sono certo di non aver sbagliato i conti. Prima verifica, quanto deve valere e alla a per 0? Quanto deve valere e alla a moltiplicato 0? Deve essere la matrice identica. Allora proviamo a mettere t uguale a 0 e vediamo cosa viene fuori. Verifica immediata, t uguale a 0, il primo termine viene 2 meno 1, fa 1, qui viene 1 meno 1 fa 0, meno 2 più 2 fa 0, meno 1 più 2 fa 1. Ok, verificato. E alla a per 0 uguale matrice identica. La seconda verifica, invece questa è un po' più noiosa, è la seguente. Questa è e alla a t. La sua derivata men 2 e alla men t più 2 e alla men 2 t. Ho scritto qui la derivata di questo. Qui la derivata di questo. Meno e alla men t più 2 e alla men 2 t. Spero di non sbagliare. 2 e alla men t meno 4 e alla men 2 t e alla men t meno 4 e alla men 2 t, questa matrice che è la derivata di e alla t rispetto al tempo deve essere uguale ad A per E alla A T. Bisogna fare questo conto. E alla A T lo conosciamo, l'abbiamo appena calcolato, la matrice A la conosciamo. Bisogna fare quel prodotto. O viene fuori questo, A per E alla A T, se no abbiamo sbagliato. Mentre la prima verifica E alla A 0 uguale matrice identica è immediata, va bene? Questa invece è decisamente più noiosa. Allora, ripeto ancora, prima tecnica di calcolo di E alla A T. Invertire SI meno A inversa. Seconda tecnica di calcolo, e qui ho bisogno di geometria elementare, va bene, ma veramente elementare. Sia A la nostra matrice. Descrivo il fatto ora nel caso che la matrice A sia di semplice struttura. Cosa vuol dire che una matrice A è di semplice struttura? Non ho sentito. Diventa quando attraverso opportuna trasformazione di similitudine, cioè va bene, viene trasformata in una matrice diagonale. E questo quando accade? Quanti sono gli autovalori di una matrice? Sono n, ovviamente pari, ciascuno contato con la sua molteplicità algebrica, va bene?
sono n tanti quanti è l'ordine della matrice, n per n. Se questi n autovalori sono tutti distinti, allora ad ogni autovalore corrisponde un solo autovettore, va bene, l'insieme degli autovettori costituisce una base dello spazio di stato X, va bene, e la matrice è diagonalizzabile per similitudine. Se invece c'è qualche autovalore, me ne basta uno, che abbia molteplicità algebrica, cioè nel polinomio caratteristico, pari ad esempio a 3, dico un numero, è di semplice struttura, la matrice dipende. Se a questo autovalore con molteplicità 3 nel polinomio caratteristico corrispondono, cioè sono associati, tre autovettori linearmente indipendenti, allora è ancora di semplice struttura, è diagonalizzabile. Se invece, ed è possibile, gli autovettori associati a detto autovalore sono meno di 3, non possono essere più di 3, va bene, allora la matrice non è di semplice struttura, non può essere diagonalizzata. Conclusione, una matrice può essere diagonalizzata per similitudine se e solo se ammette una base di autovettori. Ripeto, ma questo andarci a rivedere un po' di geometria. Una matrice è diagonalizzabile per similitudine se e solo se ammette una base di autovettori. Siano, e ora farò il discorso per matrici di semplice struttura. Si complica un momentino il discorso quando la matrice non è di semplice struttura, forse qualche parola la dirò. Siano lambda 1, lambda 2, lambda n autovalori della matrice A. Cui corrispondono a ciascuno di questi gli autovettori U con 1, U con 2, puntolini, U con n. Ricordo che autovettori associati ad autovalori diversi sono tra loro certamente linearmente indipendenti, per cui, va bene, se lambda 1, lambda 2, lambda n sono tutti diversi, U con 1, U con 2, U con n sono n vettori linearmente indipendenti, formano una base dello spazio in esame. Se qualcuno ha molteplicità maggiore di 1 ma è di semplice struttura, vuol dire che a detto autovalore corrispondono un numero di autovettori ancora linearmente indipendenti fra di loro, per cui complessivamente è ancora l'insieme degli autovettori è una base dello spazio. Se ora costruiamo, prima di proseguire ancora, questo è il... Cos'è una trasformazione di similitudine su una matrice A? Da un punto di vista puramente e brutalmente algebrico, preso una qualunque matrice, non chiamiamola U, chiamiamola T, quadrata non singolare, costruiamo la seguente matrice, T alla meno 1, che esiste certamente, perché per ipotesi T è non singolare, A per T, otteniamo ancora una matrice quadrata che possiamo chiamare A tilde, diremo che la matrice A è simile tre lineette ad A tilde, attraverso la matrice di trasformazione T grande. Quindi qualunque matrice io trovi, qualunque matrice singolare io prenda, c'è, è fissata la A,
c'è una sua simile attraverso la matrice scelta, T alla meno 1 A per T. La similitudine lascia inalterati cosa? Com'è? La similitudine lascia certamente invariato il determinante, perché determinante di A, guardare, uguale, non scrivo, determinante di T alla meno 1 A per T, per il teorema di Binet, uguale, determinante di T alla meno 1 per determinante di A per determinante di T, ma determinante di T alla meno 1 e determinante di T sono uno l'inverso dell'altro, va bene? E quindi il determinante, non solo, cos'è che non cambia? Il determinante è viva, quindi il determinante è importante perché, da questo punto di vista, se una matrice A è non singolare, tutte le sue simili sono non singolari, e viceversa se A è singolare, tutte le simili sono singolari. Però non cambia un'altra cosa importante, non cambiano gli autovalori sono gli stessi. Determinante di lambda i meno t alla meno 1 a per t, e sarebbero il polinomio caratteristico, va bene, della matrice a tilde, che è t alla meno 1 a per t, uguale al determinante di questo lambda i, nulla mi vieta di scriverlo, lambda per t alla meno 1 per a per t, cambia niente, va bene? No, scusate, questo qui lo posso scrivere, lambda t alla meno 1 i per t, va bene, non cambia niente, e quindi ho qui una differenza in cui c'è t alla meno 1 alla sinistra e t alla destra, quindi il determinante di questo è uguale al determinante di t alla meno 1 lambda i meno a per t, e questo determinante è uguale al determinante di lambda i meno a, sempre per il teorema di Binet. Allora il polinomio caratteristico non cambia, e se non cambia il polinomio caratteristico ovviamente non cambiano neanche gli autovalori, siamo d'accordo? Un po' di geometria, di ricordi di geometria. Allora, un'ultima cosina, non cambiano gli autovalori, ma ovviamente cambiano gli autovettori, va bene, da A ad A tilde, ci mancherebbe altro, torno su. Prego. La trasformazione di similitudine è una trasformazione di equivalenza. Cosa vuol dire che è una trasformazione di equivalenza? Significa che gode delle proprietà. Riflessiva, simmetrica, transitiva. Cioè una matrice A è simile a se stessa. Diamine. Va bene. Non basta dire che A uguale ad A, sì. Però la trasformazione di similitudine da A in se stessa è data dalla matrice identica. Matrice identica inversa, che è matrice identica per A, ancora per matrice identica da A. E quindi A è simile a se stessa. Va bene. Se A è simile a B, B è simile ad A, di simmetria, va bene? Che se A è simile a B, A uguale T alla meno 1 A per B, T alla meno 1 B per T, e moltiplicando a sinistra per T e a destra per T alla meno 1 viene l'inversa, viene. Se A è simile a B e B è simile a C, A è simile a C. Allora, una relazione, va bene, che goda di queste proprietà si dice che è una relazione di equivalenza.
E l'insieme su cui c'è una relazione di questo tipo, di equivalenza, lo posso suddividere in classi di equivalenza, che sono classi disgiunte. Due classi non hanno nessun elemento, l'intersezione tra due qualunque classi, tra due qualunque di queste classi, va bene, è l'insieme vuoto. Non ci sono matrici che sono simili a matrici di una classe e a matrici di un'altra classe, è ovvio, va bene. Cosa rappresenta una di queste classi? La classe è quindi definita da un campione, va bene, che è una qualunque matrice di questa classe. Diciamo che una classe è determinata dalla matrice A. Va bene? Ma tutta questa classe rappresenta che cos'è una matrice quadrata in X? È una trasformazione lineare da X in se stessa, va bene? Siamo d'accordo? Allora, tutta una classe cosa rappresenta? Rappresenta la medesima trasformazione. La stessa non cambia, anche se cambiano le matrici, diamine. Cos'è che cambia? Da A ad A tilde uguale T alla meno 1 A per T. Cos'è che cambia? Perché A e A tilde hanno valori diversi, hanno numeri diversi, sono matrici diverse, salvo che il loro determinante sia uguale, i loro sottovalori sono uguali. Ma cos'è che cambia quindi? La trasformazione è la stessa, cambia la base su cui è descritta tale trasformazione. Se A è una trasformazione, vuol dire che ho fissato in X una certa base. Normalmente si prende la base ortonormale e con 1 e con 2 e con 3 e con n, cioè 0, 0, 1, cioè 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e così via. Però posso prendere una qualunque altra base, purché i vettori costituenti questa base siano linearmente indipendenti. Punto. Non è detto che la nuova base sia ortonormale. Va bene. Ma questa A tilde quindi descrive la stessa trasformazione di A. A questo oggetto fa corrispondere sempre quest'altro oggetto, quest'altro vettore. Va bene. Cosa cambia? La base su cui descrivo i vettori e la trasformazione. La nuova base sono le colonne di T. Allora, mamma mia, se ho una matrice A che descrive una trasformazione lineare, o in matematici come lo chiamano, invece che trasformazione lineare, non è un isomorfismo, è un endomorfismo. Allora, dicevo, prendiamo come base dello spazio su cui opera la trasformazione descritta da A, U con 1, U con 2, puntolini, U con N, insieme di autovettori che costituiscono una base, U con 1 associato a lambda 1, lambda n, autovalori della matrice A. E prendiamo quindi una matrice U uguale, prima colonna U con 1, guardate che queste cose qui le dovreste già sapere, è il problema della diagonalizzazione per similitudine di una matrice. U con 1, U con 2, U con n. E usiamo questa matrice U, le cui colonne le prendiamo come nuova base, e quindi per la descrizione di quella trasformazione in questa nuova base, va bene, e dovrò fare la trasformazione di similitudine, e quindi calcolare U alla meno 1 A per U. Chiamiamolo per ora A tilde. Cosa viene fuori di questo A tilde?
viene fuori una matrice diagonale. Infatti, se facciamo il conto, fate attenzione. A per U, facciamo prima questo conto, cosa viene fuori? Viene fuori la matrice A per questa matrice, A a sinistra. Ma ottengo la matrice le cui colonne sono la prima colonna A per U con 1, la seconda colonna A per U con 2, puntolini. E se U con 1, U con 2, U con N sono autovettori, prima colonna A per U con 1 è lambda 1 per U con 1. Seconda colonna, lambda 2 per U con 2. Ultima colonna, lambda n per U con n. E questa matrice ora la devo moltiplicare a sinistra per U alla meno 1. Attenzione, lo scriverò così. U alla meno 1 sarà una matrice, la descrivo per righe, che moltiplica lambda 1 U con 1, lambda 2 U con 2, puntolini. La prima riga di questa matrice è la prima riga dell'inversa di U. Quindi quando questa prima riga la moltiplico per le diverse colonne di U, cosa ottengo? Quando la prima riga dell'inversa la moltiplico per la prima colonna di U, ottengo 1, ovviamente. La prima riga dell'inversa di U moltiplicata tutte le altre colonne dà 0. Il prodotto deve venire la matrice identica. Seconda riga dell'inversa moltiplicato la prima colonna di U, 0. Seconda colonna di U, 1. E così via. E allora questo prodotto ovviamente risulta uguale a prima colonna per questa che c'ha U con 1. La prima colonna per U con 1 dà 1, ma c'è un lambda 1 a moltiplicare e quindi lambda 1. La prima riga dell'inversa per tutte le altre colonne dà 0. La seconda riga dell'inversa moltiplicato la prima colonna di U dà 0. La seconda riga dell'inversa moltiplicata la seconda colonna di U dà 1, però c'è un lambda 2 a moltiplicare e quindi lambda 2. E così via, viene fuori la matrice che scriviamo così, diagonale, lambda 1, lambda 2, lambda n. Com'è? Diagonale, matrice diagonale, avente lungo la diagonale, lambda 1, lambda 2, lambda n. Ciò detto, sì, riusciamo a fare questo qui e poi rimandiamo a domani. Ciò detto, ripartiamo ora da qual è l'obiettivo per cui ho fatto tutta questa serie di discorsi? Calcolo di E alla A T, sì o no? Allora, E alla A T uguale, per definizione, somma per I che va da 0, per K, facciamo K che va da 0 a P infinito, di A alla K, T alla K, su K fattoriale. Su A facciamo una trasformazione di similitudine. A tilde uguale una qualunque matrice non singolare T alla meno 1 A per T. Qualunque sia, poi ne prenderemo una in particolare perché ci interesserà. Però per ora il discorso è del tutto generale. Oppure, invece di questa, scrivo A uguale a tilde T alla meno 1. Siamo d'accordo? Allora, in questa espressione, al posto di A, ci mettiamo questa bella robina qui. Siamo d'accordo? Attenzione, prima di scrivere, quando faccio A per se stesso, A4, ad esempio, ottengo questa matrice moltiplicata ancora lei, e in mezzo cosa c'è? Quindi un T alla meno 1 per T, va bene, che diventa matrice identica. Se faccio A elevato a 1000,
faccio questo, va bene, moltiplicato per se stessa 1000 volte, ma quando moltiplico per se stesso in mezzo c'è sempre t per t alla meno 1, t per t alla meno 1 o t alla meno 1 per t, eccetera, eccetera. Cosa ci rimane anche se faccio a alla milte? Ci rimane un t a sinistra e un t alla meno 1 a destra, cioè, lo scrivo qui sotto, a elevato a p, qualunque sia p intero ovviamente, positivo, è uguale a tilde alla p per t alla meno 1. Siamo d'accordo? Che questa espressione vale sempre qualunque sia p. E allora, se ciò è vero, questa espressione diventa somma per k che va da 0 a p infinito di t a tilde alla k, t alla k su k fattoriale per t alla meno 1. Uguale a t, lo posso portare fuori dalla sommatoria, è una costante, eh? Va bene, quella serie è una serie di potenze, quindi assolutamente ci posso fare di tutto in quella serie. T per somma a tilde per somma, scriviamo ancora, risparmiatemi gli indici, 0 più infinito di a tilde alla k t alla k su k fattoriale per t alla meno 1, che posso anche scrivere così, t e alla tilde t per t alla meno 1. E questa è una proprietà di carattere generalissimo. Va bene? Voglio calcolare l'esponenziale di a? Va bene? Allora, calcolare l'esponenziale di a o calcolare l'esponenziale di una qualunque matrice a lei simile è la stessa cosa, tanto basta moltiplicare l'esponenziale a sinistra e a destra, va bene, per t e t alla meno 1, dove t è la matrice di similitudine tra a e a tilde. Perché ci è utile questo? Perché se faccio una trasformazione con la matrice U costituita come dagli autovettori, viene e alla a t uguale ad u per l'esponenziale di quale matrice? Quella diagonale, va bene? Perché questa matrice qui, come trasformata per similitudine, dà la matrice diagonale avente gli autovalori lungo la diagonale. Quindi questa matrice diagonale la chiamiamo lambda maiuscolo, ormai si tratta ora di vedere che razza di espressione è, che sarà semplice, di E alla lambda t, dove lambda è una matrice diagonale. Questa qui è somma per k che va da 0 a più infinito di lambda alla k, t alla k su k fattoriale. Siamo d'accordo? Ma se lambda è questa matrice, lambda elevato a k, qualunque sia k intero, che razza di matrice sarà? Il prodotto di matrici diagonali è sempre una matrice diagonale, non cambia, va bene? E ad ogni elemento della diagonale corrisponde il prodotto degli elementi delle due matrici diagonali. Se faccio lambda alla k, moltiplico lambda per se stesso k volte e quindi otterrò lambda 1 alla k, lambda 2 alla k, lambda n alla k. Questo è la matrice diagonale alla k. Siamo d'accordo per ora o no? Com'è? O c'è qualche problema? Allora mettiamolo qui dentro. C'è una somma di infinite matrici diagonali, che è ancora una matrice diagonale.
Allora questa diventa cosa? Proviamo a scriverla. Diventa la seguente matrice. Qui, somma per k che va da 0 a più infinito di lambda 1 alla k, t alla k su k fattoriale, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il secondo elemento, lungo la diagonale, sarà somma per k che va da 0 a più infinito di lambda 2 alla k, t alla k su k fattoriale, e così via. Prendiamo il generico elemento che sta lungo la diagonale. Che cos'è questa bella robina qui? Somma per k che va da 0 a più infinito di un lambda alla k per t alla k, o lambda per t tutto elevato alla k, che è la stessa cosa, su k fattoriale. Che cos'è? Questo lo dobbiamo sapere. Quella scritta così è lo sviluppo in serie di Taylor della funzione, di quale funzione? Della funzione esponenziale. E quindi questo elemento è e alla lambda 2 t, questo qui è e alla lambda 1 t, e così via. L'ultimo sarà e alla lambda n t. Conclusione, ancora parziale, ma conclusione, poi chiudiamo. Tecnica di calcolo di E alla A T non è ancora completa, ma però ma vogliamo chiudere un istante. Prego? Allora. Allora, dicevo, tecnica di calcolo di E alla A T. Primo, calcolo dei autovalori lambda con I e degli autovettori associati. Chiamiamoli U con I. Se decidiamo che la matrice non è di semplice struttura, cioè non esiste un insieme di n autovettori che costituiscono una base nello spazio di stato, va bene? Ci fermiamo per ora, va bene? Se invece la matrice è di semplice struttura, prendiamo la matrice U, incolonnando i diversi autovettori U con 1, U con 2, U con N, l'ordine con cui li impilo è arbitrario. So già, senza scriverlo, che questa matrice dà come trasformazione di similitudine la matrice lambda 1. Ovviamente l'ordine qui lungo la diagonale non è più arbitrario degli autovalori, ma è ovvio che gli autovalori li dovrò mettere in sequenza come U con 1, U con 2, U con N. È chiaro che ogni autovettore individua l'autovalore associato, e quindi l'ordine deve essere lo stesso. E alla T scrivo il risultato finale. Va bene, senza rifare ridire tutte le cose che abbiamo detto. E alla A T è uguale ad U per la matrice diagonale E alla lambda 1 T, puntolini E alla lambda N T per U alla meno 1. Quindi calcolo degli autovettori, calcolo di U, calcolo dell'inversa di U, inevitabile, va bene, e alla A T uguale. Faccio osservare un'altra cosina, ed è che in E alla A T che funzioni del tempo compaiono? Quali funzioni? Le funzioni E alla lambda 1 T
e alla lambda 2t, queste che sono presenti lungo questa diagonale, che poi le moltiplichi per u e per u alla meno 1, matrice di costanti, viene una loro combinazione lineare, va bene? Si mescolano un po' come le carte, va bene? Le mescolo tutte, va bene? Non tengo le decine di carte o tredicine tutte dello stesso colore insieme, va bene? Però sono sempre formate da funzioni di questo tipo. Queste funzioni, e alla lambda t, hanno un nome, si chiamano modi propri del sistema. Modi propri del sistema. E per oggi chiudiamo.